Signore e signori, ladies and gentlemen, mesdames, messieurs, manioso di entrare in scena, palpitante, desideroso di presentarsi al suo pubblico, un amico, un vostro amico, un grande amico, signori, Enrico Brignano! Tutti, eccolo, lui, scalpitante, e tutti, invece io, infatti il giro, ho parlato. So soddisfazioni, non è che... Annaggia, sì, porca miseria, guarda, è stucchevole come il pubblico odierno sia così a boccone, veramente, come sia di bocca buona, in definitiva, perché voglio dire, no? Io credevo che voi foste un po' più scaltri, e invece... Ma si vede lontano meglio che quell'ombra non sono io, dai, su, quest'ombra non sono io, si vede, questo è un mio clone. Esatto, ognuno ha il suo, io ho il mio. Questo poi tra l'altro non è nemmeno italiano, è americano, si chiama George Clone, sì. Io lo porto secomeco perché è ilare, gioviale, però purtroppo ha una prerogativa, come tutti i cloni, è fragile, si rompe. Beh, ma ci sono delle rotture di clone tutti i giorni, non è che è un caso a parte, quindi questo non è che faccia tanta differenza, insomma, anzi io per questo motivo lo licenzio, chiedo venia, ma lo vado a riporre. George, listen up, thank you for your job, bye bye, see you soon, bye George, bye bye. Oh, wow. Evviva, evviva, eccoci qui. Questa è la biga, la biga. Evviva la biga, che Dio la benedica. Questa è una biga moderna, una biga che ubbidisce. Questa biga qua va col pensiero, sì sì. Questa per esempio è talmente, c'ha un file tutto con un Bristels della... Buonasera, benvenuti. Scusi, abbiamo iniziato, sa, noi pensavamo che non arrivaste, abbiamo anche telefonato a casa che avevano detto che eravate già partiti, e quindi... Meno male, perché stavamo un po' in ansia, infatti abbiamo domandato, l'avete visti? Dice, no, ma verranno, loro fanno sempre un po' così... E così, niente, insomma, si è aperto il sipario, la leggenda che è scalpitante, cose così, e poi il clone, fa tutto quello, è andato così, cose, la biga, Dio benedica, e poi siete arrivati voi, d'accordo? Bene. Questa, dicevo, è una biga con un'intelligenza particolare, che c'ha un file, c'ha tutto un sistema di printers, di prime times, cioè è tutto, sembra, ma cioè, che succede? Che col pensiero, lei, per esempio io adesso le dico, non le dico, le capisce? E le dico, biga, vai avanti, guarda, biga, vai avanti. Ferma, biga, vai un po' indietro, ancora, stop un po', spesso, va un po' avanti, questa va avanti e indietro, tutto il giorno avanti e indietro, sì, e beh, una bella biga, e chi non vorrebbe avere una bella biga che sta ai tuoi ordini, che fa avanti e indietro, tutti vorrebbero avere una, però diciamo... Diciamo che la peculiarità di questa biga è che è facile, di facile trasporto. Io questa, quando l'ho comprata, ho capito subito come funzionava. Sì, sì, subito l'ho capito. L'unica cosa che non ho capito è come si scende, perché è difficoltoso, ma dice che basta il pensiero. Ecco, per esempio, voglio riporla, basta che la ripongo,
Ecco, ci deve essere un appiglio, eccolo qua, trovato l'appiglio, fatto l'inganno, no? E questa sta a posto, questa è una biga che può riporre tranquillamente, io la metto qui e chi la tocca, no? Scusate, non è per diffidenza, ma come si dice? Fidarsi è bene, legarla è meglio, perché sai, siccome è una biga d'occasione, non vorrei che diventi un'ulteriore occasione per un'altra persona, insomma, è così. Infatti la difficoltà di questi aggeggi è trovare un palo su cui legare, diciamo, la biga, a parte che proprio nella città è difficoltoso oggi come oggi trovare i pali liberi. Se c'è un palo, vedi che a Raggera ci hanno legato almeno 20 ciclomotori proprio a 360 gradi. Infatti quando qualcuno trova un palo libero dice prego. Buonasera. Se eravamo preoccupati per loro, figuriamoci per voi. Infatti non ho nemmeno mangiato oggi perché ero in ansia, dico chissà se verranno i loro signori. Mannaggia, ma dove stavate? Dove stavate? Dove stavate? In giro, certo, in giro. Beh, voi siete girovaghi, eccoli, beh, pubblico. Mannaggia, chissà ancora pensavate che iniziasse lo spettacolo. Già ancora inizia Brignano, boh, tra le 9:30 non c'ha un orario... Ci facciamo riconoscere così, ci facciamo riconoscere. Poi dicono che in giro noi... Va bene, ma non parliamo di questo. A un certo punto si è aperto il sipario, la diciamo, madame, monsieur, boom, cose così, la biga, 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 Dio la benedica, bla bla bla, e cose così, il clone, cioè il clone si rompe e poi sono entrati i signori. E poi ancora andiamo avanti, la cosa al palo, quello e quell'altro, la cosa fidarsi bene, la cosa usato, e poi siete entrati voi, d'accordo? Non vi siete persi niente, così. Però dicevo appunto la difficoltà nella città è trovare un palo. Un palo e dicevo vabbè allora legalo all'albero. A parte che oggi come oggi trovare un albero in piedi è difficoltoso perché vengono abbattuti proprio dalle amministrazioni cittadine per fare dei palazzi abusivi oppure dei bei parcheggi sotterranei a pagamento a 7 euro l'ora, sai, quelle cose abbastanza possibili per tutta la cittadinanza. E quindi l'albero poi magari è difficoltoso perché magari l'albero ha una sezione per legare, quanti metri di catena ci vorranno per legare un motorino, conviene inchiodarlo il motorino all'albero e così via, e non ci sono più quelle cose che, no, che ergono, si ergono verso l'alto, infatti quelli che ci rimettono di più gli abitanti sono i cani, quelli gli abitanti che ci rimettono di più sono i cani che non avendo niente che si ergi non possono più fare la... e non la possono fare più, infatti hanno delle vesciche che sono con poverelli, stanno così e poi non possono nemmeno avvisare, perché noi umani facciamo così, è codificato che uno quando fa così deve, no? Invece i cani se fanno così cascano per terra, che sbattono il grugno sul pavimento e poverelli infatti non è... ma non è di questo che vi vorrei parlare, io vorrei dire solamente esprimere un mio pensiero che è quello che del fatto io sono comunque basito, anche costernato, a esterefatto se vogliamo, perché un pubblico moderno come voi sia caduto in un inganno bieco come quello dell'ombra, veramente è stucchevole, ma so anche perché, sì. Lo so perché voi siete un pubblico pagante. Quando il pubblico paga, crede. Per ottimizzare il costo del biglietto, il pubblico si dice, mo abbiamo pagato, ci dobbiamo credere, che fa? Buttiamo i soldi, questo si dice al pubblico. E più paga, più crede, è chiaro, no? Direttamente proporzionale. Ci sono degli spettacoli che sono così costosi che il pubblico ci crede da casa, prima da uscire dice ragazzi crediamoci, no, va mollo una cinquina perché ancora non mi avete ridato indietro la quota del biglietto pro capite, ma insomma è questo è ragionevole. Ma perché vi dico queste cose? Non perché io sia saccente, me ne guardo bene, io non mi accento manco per niente, no. Io vi dico queste cose perché al vostro posto non ci sarei cascato, no, assolutamente no. Ma perché? Perché ho fatto un corso anti-inganno, un corso bellissimo, straordinario, con un maestro cinese che noi, che noi abbiamo avuto insieme a quelli del corso, abbiamo fatto questo corso con questo maestro cinese che si chiama, bravissimo, cinese, si chiama un nome tutto, questo maestro si chiama
Noi lo chiamavamo maestro a lui, proprio perché aveva un nome tutto, anzi lui stesso diceva: ma chiamatemi maestro che vanno ad ampelagà col nome mio, insomma. Anche mia madre mi chiama maestro, diceva lui. E infatti con questo maestro che noi chiamavamo maestro, proprio io ho preso tantissime lezioni, ma un fottio, veramente a iosa, lezioni su lezioni per avere questa capacità di intuito, proprio per capire l'inganno prima che esso si presenti in qualsiasi forma, io lo riesco a intuire prima, capito? Veramente ho questa capacità di fronte all'inganno di rimanere impassibile, come fossi un altro. Ma dice: non è vero, che cosa? Io di fronte a qualsiasi inganno che magari si rappresenti sotto forma di spaghetti fumanti alla grigia o magari di una coscia desnuda, un seno allettante, io non ci casco. Io rimango impassibile come fossi di marmo. Ma che dico di marmo? Di pietra. Ma che dico di pietra? Di coccio. Ecco, io sono di coccio, ma di coccio serio, mica un coccio così. Io rimango fermo, impassibile, e niente e nessuno mi può cogliere in fragrante. Io veramente un coccio serio, io proprio rimango granitico di fronte a qualsiasi forma. Io rimango impassibile, come se... Tu dici: non è vero. Allora ti racconto questa storia, no? Io un giorno capitò ad una festa che incontrai una di queste ragazze di facili costumi, di queste che si capisce subito che vogliono arrivare al sodo senza io sono rimasto di pietra, come duro, come una roccia nella notte della spada. A me me devi lasciar perdere, perché io sono fatto un'altra pasta. Io mi metto lì e a me mica da darmi tu. Io sono stato lì perché io mi sono messo a guardare. Io a un certo punto io ho detto: no, a me non mi devi guardare, perché io sono un uomo tutto d'un pezzo. Io sono fatto così, io a me niente e nessuno, a me non mi importa. Io te pio del sereno, io te pio dei cianci, io te spatta al muro. A me se mi pie, io te pio ti strappo le mutande, io te lecco tutta, te faccio un pigiamino di saliva. Io pie te appiccico al muro, te strappo il giseno. Io te cianci con le gambe, io comincio a massaggiare, io mi accanisco lì e non... Mi sa che devo prendere qualche altra lezione dal maestro, perché... Ma no. Perché anche la bellezza è ingannevole. Sì, il maestro lo diceva: attento ragazzo, la bellezza passa, è la bruttezza che resta. La bruttezza ti si attacca alle carcagne, non ti si leva più la bruttezza, ma non ti devi inaugurare, guarda, non ti inaugurare. La bruttezza è un male assurdo, un nemico agguerrito, si avventa su di noi la bruttezza. Ma che vuole la bruttezza da noi? La bruttezza quando è che poi ci prende? Nella notte. È nella notte che maggiormente si esprime, sotto forma di denti gialli, di alito pesante, di occhi abbottati di sonno, dei capelli inciafrugliati. È nella notte che ci prende, perché noi siamo più deboli, indifesi. Poi la mattina presto ci svegliamo e lottiamo contro la bruttezza, e come se volessimo dire: ti prego bruttezza, vai via, lasciami essere bello per quel che sono. E poi usciamo di casa. Tante volte ya fai. Tante volte alzi le braccia al cielo e dici: oh, erano troppi, io ne ho fatta stanotte, che devo fare? Abdichi, è un fatto. Tant'è che noi rincorriamo la bellezza, e certo, e noi è per questo motivo che rincorriamo questa mera e fuggevole e ingannevole bellezza. Tutta una vita noi rincorriamo la bellezza, sì. E con che cosa identifichiamo la bellezza? Con che cosa? Con un corpo femminile. C'è sempre un corpo femminile dietro una cosa bella. E ci sono di queste donne che hanno un corpo che piace, un corpo che va. Queste donne che vanno di corpo ci sono. Non sono mica una mia invenzione. E quando una donna va di corpo si vede.
è più rilassata, riposata e anche simpatica, fa le battute, perché poi magari è una donna moderna, è certo una donna emancipata, è una donna metropolitana, e quando una donna va di corpo nella metropolitana si vede, non è che non si vede. Al contrario, colei che non va di corpo te ne accorgi lo stesso, perché è scontrosa, antipatica. Alla domanda come va, e come va, boh, sono 2 o 3 giorni che stavi con me, ma che vuoi da me? Oh? Te ne accorgi, è chiaramente visibile. Ecco perché una donna, quando non raggiunge quei canoni di bellezza, perché poi tra l'altro noi abbiamo reso la cosa ancora più difficile, perché abbiamo identificato la bellezza con dei numeri, sì. Sì, la bellezza deve stare all'interno di 3 numeri, 60, 90, 90, no, 90, 90, 60, no, 3 a piacere, quelli li puoi spostare come vuoi. E anche l'altezza, perché si dice altezza è già mezza bellezza, e se la donna sa di essere nana, e quando la donna è nana si dice donna nana tutta pana, ecco lì che, no, che cerca di ammaliare, mettendo sotto il piede un piccolo tacco, e allora la donna è libera, allora la donna è più bella, più sicura di sé. E quando la donna è bella per tutti, non è bella solo per se stessa, perché una donna bella è bella forever, always, a 360 gradi, perché una donna bella può dire di un'altra donna bella, che donna bella quella donna bella lì, lo dice, cosa che non dice un uomo, perché un uomo di un altro uomo non dice che è bell'uomo quell'uomo bello lì, perché più dice che quello è un bell'uomo, meno vale il fatto che lui sia un uomo più bello o meno bello, non so se mi rendo conto di quello che sto a dire. Ecco che se lei non raggiunge quei livelli, se lei sa di non arrivare nemmeno allo specchio, mette un tacco, una forma ingannevole per ingannare gli occhi del proprio uomo, o altresì di una manciata di giovani uomini moderni, quindi mette un 3, 5, 7, 21, 36 centimetri di tacco, si alza al di sopra delle parti e vive la sua vita alla spicciolata. E poi magari sa che non basta un tacco, perché laddove prima c'era un tronchetto della felicità senza tacco, adesso c'è una bella gamba longilinea, tornita. Ma la donna sa che non basta. Per ingannare l'occhio del proprio uomo c'è bisogno magari di una calza, sì, magari anche contenitiva, 6.000 danari, che compatta la gamba, ne contiene la gamba e i vari inestetismi, quindi le smagliature, la cellulite, i buchi de ruzza, i peli sullo stinco, sai quei bei pelozzi che escono dal jeans, che uno dice madonna mia, e che ce l'hai, alvidia? No, ti prego, non mi guardare, dai, oh, dai, mi vergogno, non mi guardare, dai, l'ho lasciati un po' lunghi perché devo fare la ceretta, d'accordo, ma d'accordo. Fare la ceretta, io capisco la ceretta, ma che uno deve lasciar lunghi tanto da arrotolarli per non inciampare è lievemente esagerato, no? Ma la donna sa che non basta questo, non basta, la donna sa che per ingannare gli occhi del proprio macio deve magari usare una calza diversa, sì, magari una calza autoreggente. La calza autoreggente è di un acchiappesco spaventoso. La calza autoreggente, cioè la calza che si regge sull'auto, perché sai quando l'auto trema e quella cala, la donna sa che non basta quello. Magari è meglio una calza autoreggente a rete. La calza a rete è di un porcareccio che va al di là di ogni aspettativa. La calza a rete, ma non guarda, mia nonna, 87 anni, compiuti 4 anni fa. Beh, lei senza calze a rete c'ha 2 scrocchi a zeppi, ma se si mette le calze a rete va a prendere la pensione con una gonna spicciola, con lo spacchetto di flanella rossa dove ci dormiva il gatto, poi il gatto è morto, dice vabbè me la metto io, non fa la fila alla posta, c'ha un tasso agevolato in banca, segna dal macellaio, ma veramente, certo che la calza a rete va indossata con una gamba bella già di fondo, è certo. Perché se la gamba è lievemente tracagnotta, abbondante, la calza a rete fa l'effetto lonza, cioè tra un rombo e l'altro esce questo grumo di ciccia che non è bello a vedersi né da lontano, figuriamoci da vicino. Ma questo le donne lo sanno, questo la donna moderna sa che non basta un paio di calze e poi magari un tacco. Se per esempio il seno cede il passo alla forza di gravità della colonna dell'aria del liquido spostato per 3,14, che è una legge fisica a tutti noi umani dobbiamo soccombere,
Allora la donna usa un wonder bra, un push up, un reggiseno col fil di ferro a balconcino che prende il seno lando sta, lo cerca prima, lo trova, lo aggancia, lo stringe, lo gira e te lo porta sotto il collo tipo grappa di San Bernardo. Ma questo la donna lo sa. La donna lo sa, la donna sa che non basta, quindi un tacco e poi magari mettere delle calze e poi mettere su un bel reggiseno. La donna sa per esempio che piacciono agli uomini, piacciono le donne con la chioma folta. Anche perché la donna con la chioma folta può nascondere le proprie timidezze e quindi ecco che arrivano le extension sul mercato, un extension dall'inglese estensioni, questa sorta di sorcio morto che viene incastonato nel crine e dà la possibilità alla donna di coprire le proprie timidezze. La donna con la chioma dai, vergogno, dai, poi si schioma e te sderena, ma quando è coperta è un po' cerviatto e un po' no, ma questo la donna lo sa, questo la donna sa che non bastano per esempio le station e per cui decide magari di aggiungere qualcosa, qualche altro orpello, qualche altro inganno fittizio che è quello delle unghie lunghe, no? Quelle belle unghie, 21-22 centimetri di unghie che si comprano dal ferramenta, basta metterle con i rivetti, le viti Parker autofilettanti, si saldano perché sono di Geberit, quelle lì sono anche di vetroresina perché prima erano in Eternit, però sono cancerogene, non si possono mettere più quelle unghie lì perché c'è lo smaltimento, tutto un macello. Poi va data la tinta, con la marzocca va data la prima mano, la seconda mano, una tinta che è lavabile chiaramente, o il quarzo plastico, di bianco o di nero. Chiaro, il bianco va su tutto, il nero sfina. Certo, andando in giro con le unghie nere qualcuno può dire guarda quella poverella, si è schiacciata le dita nel portone blindato, invece non è magari una moda grunge, ma questo la donna sa che non basta. E quando un uomo vede una donna con quelle unghie lì, certo la domanda viene spontanea, di guarda, ma chissà cosa può fare quella donna con quelle unghie lì. A sentir loro, dicono no, io faccio tutto, sono ormai abituata, che poi fa? Che poi fa dentro casa con quelle unghie così? Che poi fa? Non puoi nemmeno sparecchiare, perché non hai la sensibilità del piatto, se vuoi sparecchiare il piatto lo devi inforcare e portare così in cucina. Non puoi spolverare, non lo puoi fare, perché graffieresti tutte le superfici dei mobili. Non puoi rifare i letti perché si incastrerebbero le unghie dentro al materasso. Puoi pulire gli angoletti con uno straccetto, questo lo puoi fare, però è assai ben poca cosa, voglio dire, non lo si sa, ma questo la donna lo sa che non bastano le extension, non bastano le unghie lunghe, per esempio vanno molto le ciglia folte, le ciglia, due pezzi de mocio vileda, o le scope tagliate, le setole delle scope vengono attaccate col silicone, il silicone antimuffa, poi dal dato il mascara col rullo, dai la... Il mascara, al mascara poi è una sostanza appiccicaticcia, per cui se batti gli occhi, quella si secca, se cicatrizza l'occhio devi chiamare un fabbro, non è facile trovare un fabbro di questi tempi, si sa, ma la donna sa che non basta. Per esempio, molto gettonato è il piercing, sul piercing, una donna senza piercing non è più una donna, ma veramente, io guarda, io adesso non per dire, però il piercing, mia nonna, la stessa delle calze. Con la pensione del mese scorso si è messa un piercing, è andata dal piercicarolo e gli ha detto per favore mi mette un piercing qui, e si è fatta mettere la foto de nonno cavaliere Vittorio Veneto con tutta la medaglietta. Infatti noi nipoti abbiamo detto nonna, ma perché ti sei fatta mettere la foto de nonno qua? Lei ha detto perché quando nonno era in vita mi stava qua e qua voglio che mi rimanga. Questo è bello perché è l'amore oltre la morte, no? Si sa, ma queste sono cose ovvie, diciamoci la verità, ma questo la donna lo sa che non basta, anche perché qui sull'ombelico è ovvio come piercing, come ovvio per esempio mettere un piercing sul lobo, magari è più originale metterlo sulla frocia del naso, oppure la catenella che unisce lobo e frocia, frocia e lobo, che poi tra l'altro è anche comoda perché se uno ha un calzino da asciugare lo metti qui e ti si asciuga subito. Ma diciamo il posto, il luogo più gettonato e secondo me più significativo è sulla lingua. Mettere un picchio sulla lingua è veramente ammiccante, è dichiaratamente sexy. La donna con il piercing qui è di un sex appeal oltre ogni...
Ma lasciamo perdere. Io stesso che ho fatto questo corso col maestro cinese, quando vedo una donna col piercing proprio sulla lingua, io devo frenarmi, veramente. E infatti mi viene da domandare, ma che hai fatto? Eh? Tamara, che hai fatto? Che ho fatto? Che ciuccheccio? Tamara, ma che hai fatto? Oddio, che mi ciuccheccio? Che ho fatto? No, in bocca? Ah, ma ha fatto piancoppo, mi ha ammazzato, chi c'ha che mi chiedevo chi era? No, il piercing, eh? Guarda, ti piace? Guarda, ti piace? Bello, eh? Cicci, mi sento un'altra. Sono molto più sicura di me. Guarda, vedi? Lo metto io, eh? Sì, col kit fai da te. Nella farmacia ho comprato la cadolina, c'è una cadola c'è, dove c'è l'anestetico, che è una bomboletta di gas per l'accendino ricaricabile. Tu dai spruzzi, quella si gela la parte, quando diventa viola la lingua passi alla seconda fase, che è la macchinetta per fare i buchi alle cinte, tra tra, fai il buchino, poi passi un pezzo di barra filettata del 5, dato e controllato con la rondella spaccata, e è bello, è zingato, non si arrugginisce, guarda, ti piace? Cioè, certo, se io faccio così, tu lo vedi, tu lo vedi, se io faccio così, tu non lo vedi, ed è strano, ma se una donna chiude la bocca, che è sempre più raro, non si vede, dice, ma non, è così. Certo, quando riapre la bocca, poi se ha il piercing si vede, ma si vede pure se ha mangiato la verdura, perché la bieta si intreccia, si incastra il cicorione ripassato in padella, la scarola, quella si vede, come fai a non vederla, no? Ma questo lo si sa, è chiaro. Ma la donna sa che non basta, la donna sa che non basta, quindi un tacco e poi magari una calza e poi sostieni il seno e poi magari metti le unghie fine e poi le cose, per esempio l'ultimo degli espedienti è il rossetto, amico rossetto, quello che va a compensare delle carenze, perché la donna sa che all'uomo piacciono le labbra carnose, magari una donna non avendole, che c'è una fessurina, allora col rossetto abusa, sai, col contorno labbra, abusa, fa prima col contorno labbra quei 6-7 cm abusivi sopra, quella decina sotto, poi riempie gli sfondi, capito? E dà due labboni così, quindi due labbra così, con gli occhi tutti così, la lingua così, questo così, con le unghie così, un uomo di fronte a una bellezza simile abdica. Tu sei bella, cioè, ammazza, come ti chiami? Mi chiamo Diana. Diana, che bel nome, la cagna di mia zia si chiamava Diana. Senti Diana, fra il rusco e il brusco, le fronne al fresco, che ne diresti di venire a casa mia, ti fo vedere la mia collezione dei cacciaviti spaccati? Boh, non lo so, basta, infamo tanto tardi, ma figurati, c'è un cacciavite solo, vieni, vieni. Scusa il disordine, ma no, anch'io sono single, anche tu sei single. Allora lo vedi che abbiamo qualcuno al comune, vieni, vieni. Senti Diana, cosa prendi da bere? Boh, sai che non lo so, boh, non lo so, boh, qualcosa che non mi faccia rugginire il piercing. Ah, sai che? Un Long John on the rocks with a twist of lemon and touch of lime. Non ce l'ho. Vabbè, una bella birretta è uguale, una bella birretta fresca, cheek to cheek, lui accende la musica, poi si guarda, unforgettable, that's why you are, è la musica giusta. Allora lui accende tutte le candele, tutte le accende, poi spegne la luce, dice, madonna, al cimitero, no, riaccendiamo la luce un'altra volta, allora accende gli incensi, al sandalo, al mocassino, la scarpa da ginnastica, lo stivale di gomma, una puzza dentro casa che si accora. In questo clima misterioso, in questo controluce, in questa nebbiolina, in questo buio luce, in cui si vede e non si vede, l'uomo tenta la sortita. Vi è qua Diana, dammi un bacio, vi è qua, firmo, vi è qua Diana, fammi toccare, firmo, oh, firmo, sai con quelle unghie, firmo. L'uomo con la frusta e la sedia, ehi Diana, ksh, buona su, ehi, ehi, ksh, firmo. Vado a rimettermi in libertà. Strano, per una donna che vuole rimettersi in libertà, poi chiudersi al bagno con quattro mandate. Ta-ta-tan, ta-ta-tan, ta-ta-tan. Il chiavistello sopra, la chiavarda sotto, la corrente sulla maniglia, il fossato con i coccodrilli, il pezzettino di carta igienica da tappare la parte sottostante della serratura. E che te sei data la libertà? Te sei data l'arresti domiciliari.
il 41 bis, però lei lì da sola, completamente sola, che si spoglia di tutto, quindi scende dai tacchi, dum dum, e già non si vede più allo specchio perché lo specchio sta una spanna sopra. Se strappa il reggiseno, se scatrama le gambe, se svernicia la bocca, se scavicchia le unghie, dà da mangiare il sorcio, riapre la porta, si appoggia sullo... Allora? Nonna, ma che stai a farla? Oh! Certo è che io, se parlassi solamente in questo modo, io peccherei di maschilismo. Me ne guardo bene, non vorrei commettere questo errore. No, perché oggi l'uomo è moderno. E l'uomo moderno non deve chiedere mai. Oggi l'uomo moderno non deve chiedere mai. Che se vuole qualcosa sa la compra, perché i negozi sono aperti, perché deve andare a chiedere la roba in giro. Uomo moderno, ma che davvero davvero? Anche perché l'uomo moderno è cangiato, non è più quello di una volta. Oggi l'uomo moderno tiene alla propria bellezza. Sì, l'uomo moderno ci tiene. Non è più quello di una volta, l'uomo da puzzare. No, oggi l'uomo si lava, anche più volte al giorno. Magari con la stessa acqua, però si lava. Non scherziamo, l'uomo moderno è consapevole che deve essere una cosa per la propria donna, ma anche il contrario della cosa stessa. L'uomo moderno è al bivio. L'uomo moderno sa che deve essere aggressivo, ma anche un po' tenero. L'uomo sa che deve essere un corteggiatore, ma deve andare alla spicciolata. L'uomo sa che deve essere improvvisatore, ma deve essere anche uno pragmatico. Deve essere un poeta, ma metropolitano. La deve prendere e sbattere al muro, ma con tenerezza. Deve arrivare al sodo, ma molti preliminari. L'uomo moderno sta in crisi. L'uomo moderno non sa quello che deve fare. L'uomo moderno sbatte la capoccia al muro. L'uomo moderno è vittima della doppia personalità. Però l'uomo moderno ci tiene alla propria bellezza. Tanto è vero che un piccolo difetto all'uomo moderno è raro, di vedere esemplari di uomo moderno con un piccolo difettuccio. Quello, non sempre, dell'accumulo di adipe nella fascia addominale. È raro, per carità. L'uomo moderno accumula questo grasso, no? La sugna l'uomo la accumula tutta qua. Ora, come può l'uomo moderno far dimenticare, nascondere questo pancino alla propria donna? Come può? Adesso magari che è tempo di mare. Come può? Come può? Prende fiato, va in apnea, magari prende fiato a maggio, lo riprende a settembre, rimane tutto il periodo estivo in apnea, in assetto controllato, e sta a posto. Qualcuno può dire, sì, però io ho un piccolo enfisema, non posso fare questo sforzo, cosa mi consiglia? Benissimo, allora bypassare il problema, quindi prendere il boxer e portarlo al di sopra del problema stesso con i laccetti, fare una sorta di fiocco che confonde un po' l'occhio, magari anche una coccarda in più, una sedia a sdraio messo di lato, e il problema è risolto. Qualcuno può dire, sì, però io se ho il costumino, ecco lì il problema va risolto in un altro modo. Se c'è quel pancino abbondante, diciamo, o da oltre il costumino, che cosa si fa? Quando gli altri si spogliano, uno con l'occhio nudo deve controllare la tempistica. Quindi quando gli altri sono distratti per mettere i panni in ogni dove, l'uomo moderno, boom, si butta per terra pancia in giù e gioca con la sabbia, si riempie di sabbia, si impana, come si dice in gergo, essendo la sabbia magari tendente al nero, il nero sfina e quindi la pancia non appare più. Gli altri chiaramente possono fare delle domande. Gli altri possono chiedere, ma che sei scemo, ma che ti riempi? E uno dire, ma non mi piace questo rapporto con la natura. E quindi può continuare a giocare ore e ore con la sabbia e fare questo movimento qui, che dà l'idea quasi di essere una tartaruga delle isole Galapagos quando vanno a partorire, no? Così è. E qualcuno può dire, sì, però se io sto a terra, a pancia in giù, e magari gli amici vanno al bar, perfetto, loro vanno a piedi e tu col passo del giaguaro li raggiungi. No? Anche perché poi la sabbia è corrosiva, si sa, facendo 3 o 4 volte lo stesso percorso lasci delle strisciate di sangue, ma almeno la pancia l'hai persa, no?
Qualcuno può dire sì, va bene, ma quando l'uomo si veste è perfetto, quando l'uomo poi magari la sera va a un appuntamento, a un soirée, si veste e il problema è già risolto, perché basta indossare sotto panni una bella panciera, le panciere del dottor Kildare, che sono lana fuori, cotone dentro, lamiera in mezzo, con una chiavarda a vite senza fine, ruota elicoidale, basta girare e la pancia e viene compressa. È chiaro che se la pancia è tanto aquila sfoga sotto, sborda sopra, però uno la sblusa dietro la schiena e non si vede, giusto, no? E il problema è definitivamente risolto. Problema invece di difficile risoluzione è nella perdita di capelli. L'uomo purtroppo perde i capelli a vista d'occhio, anzi molto spesso l'occhio umano manco li vede i capelli che perde. Ma perché? Perché l'uomo li perde nella notte. È nella notte che maggiormente l'uomo ha perdita di cuoio capelluto. Ma perché? Perché l'uomo nella notte par che dorma, ma l'uomo ha le agitazioni, ha le problematiche, il sostentamento della famiglia, l'economato del proprio nucleo familiare, e le problematiche dei figli. E quindi l'uomo appoggia sì la testa sul guanciale, ma ragazzini, mia moglie, Anna Scuola, devo pagare l'assicurazione della macchina, cambia il bollo, ecco, questo sfregamento della capoccia crea un'energia elettrostatica, quindi una corrente positiva e negativa. È chiaro che il cuscino di per sé è positivo, la capoccia con i pensieri è negativa, una corrente uguale e contraria si attrae ma si respinge, quindi vengono respinti i capelli dalla capoccia e rimangono attratti dal cuscino. E lì abbiamo l'alopecia areata, quella che in scienza viene chiamata alopecia a mozzichi e bocconi. Ora, se invece la maggioranza di capelli, grazie, se invece la maggioranza di capelli rimane attratta dal cuscino, e la maggioranza di capelli che rimane attratta sul cuscino, che dice alla minoranza che è rimasta in capoccia, ma venite con noi, ma che state a fare là, siete quattro peli? E lì c'è l'alopecia totale, quella che in scienza viene chiamata è calvizie. Come si copre la calvizie? Con che cosa? Coi pennarelli, piano piano, ci va un po' di tempo, però si copre. Problema invece irrisolvibile è quello della perdita di capelli circoscritta alla parte centrale della capoccia, quella che in scienza viene chiamata piotta. Ecco, l'uomo che ha la piotta come può nascondere questo problema? Anche perché l'uomo che ha la piotta è di difficile convincimento, di rassegnazione. Voglio dire, chi ha la calvizie si vede e si rivede quotidianamente e prima o poi abbozza. Colui che ha la piotta, quando si vede frontalmente non constata il problema, quando si vede di lato non è suo il problema, e quando va a fare shopping magari con i negozi col doppio specchio, annaggia, c'ho la piotta, ecco. Quindi è di difficile rassegnazione. Come può l'uomo far sì che quello della piotta non sia più un suo problema? O meglio, come può far sì che quello diventi un problema secondario? Come fa? L'uomo se imbriaga, l'uomo se tracanna un bel litrozzo di vino la mattina presto a stomaco vuoto, e dopo 20 minuti dall'ultima goccia vedrai che quello dei capelli della piotta è l'ultimo dei problemi, quello suo problema vero è arrivare a casa senza sbattere la capoccia sopra qualche spigolo di marmo. Qualcuno può obiettare e dire sì, però a me questo sembra un espediente pecoreccio, io vorrei qualcosa che duri molto di più di una brutta sbronza. O brutta sbronza che non sei altro. E allora ecco che arriva in aiuto il tappo di sughero della bottiglia che ti sei tracannato. Il tappo non va buttato, va conservato. Il tappo di sughero va bruciato con un accendino, quel nero che si crea va sprecato nella parte interessata. E non si vede più niente, si vede solo se piove, perché il nero cola sulla giacca, ma se stai sotto una tettoia qual è il problema? Qualcuno può dire sì, però a me questo sembra comunque un espediente troppo casalingo, io vorrei qualcosa che già mi appartenga. E allora c'è il riporto. Si fa crescere una basetta che è già di proprietà del soggetto, una basetta almeno 30 cm più lunga dell'altra, la si fa crescere chiaramente in cattività, poi la basetta la mattina
è un po' per i fatti suoi, quindi si prende la basetta, ce se parla, gli se spiega qual è il problema, lei se è affettuosa capisce, la si cura, la si stira, quando è bella ferma, calma, col pettinino, con l'acqua, la si riporta sopra e lì abbiamo il riporto a capanno, normale, quindi, oppure riporto a girello, ma lì devi essere bravo, oppure il doppio riporto, ma ci vuole una basetta minimo di un metro e mezzo, perché devi fare il primo e il secondo giro, che ti fa anche la barba, ti dà quell'aria intellettuale che piace molto ad alcune donne. Qualcuno può obiettare, a me questo che obietta già mi ha stufato, e dire... Però questo è comunque un espediente così un po' alla Carlona, io vorrei qualcosa di più moderno. E allora c'è il tupè, si va dal tuperaio, si fa fare un calco della piotta, tanto quello è raggio per 3,14 perché è un cerchio perfetto, e viene fatto il tupè su misura. È chiaro che il colore non combacerà mai, perché il tupè si vede. Chi è proprietario di tupè si vede proprio da lontano, dice guarda quello c'è il tupè, fra mille è riconoscibile, perché? Perché non combacerà mai il colore dei capelli. Ma perché? Perché il tupè, lasciandolo sul cruscotto della macchina, i raggi solari ne confondono e ne sbiadiscono il colore, ma questo è provato, scientificamente provato. E purtroppo poi il tupè, essendo fatto di capelli sintetici, subisce l'energia elettrostatica. Col tupè di fronte al tubo catodico, dopo mezz'ora di televisione, del telegiornale, c'hai i capelli a raggiera che se sbatti le mani esche nei guai. Ma qualcuno può obiettare e dire però io vorrei qualcosa di definitivo, e allora c'è il trapianto. Vengono trapiantati dei capelli presi in alcune zone della capoccia più irrorate di sangue, con tutto il bulbo, vengono strabulbati e rimbulbati laddove necessita. C'è qualcuno che addirittura azzarda il trapianto dei peli, vengono presi dei peli in alcune zone del corpo dove ce ne sono di più, vengono strapelati e rimpelati laddove serve. Così si rischia però di avere qui i capelli lisci e qui dei torsoli di capello di sta sezione, difficili anche da pettinare se vogliamo. Qualcuno può obiettare e dire tutto questo per salvaguardare l'uomo che ha la perdita dei capelli nella parte centrale. Ma se qualcuno perde i capelli nella parte occipitale, benissimo. Se l'uomo moderno perde i capelli nella parte frontale, la cosiddetta fronte alta, cioè se l'uomo moderno vede ogni anno spostarsi sempre più all'indietro la linea di demarcazione fra vuoto e pieno, cosa fa? Si va in ambulatorio, una piccola anestesia locale, vengono spostati l'occhio un po' più indietro e il problema è risolto. È semplice. Qualcuno avrebbe da ridire, dire sì, però ora io così facendo ho parecchio spazio fra la parte superiore del naso e la parte sotteriore degli occhi, va bene. Ci si va il giorno dopo, sempre in anestesia locale, viene messo il naso un po' più sopra, la bocca obliqua, così occupa tutta la superficie e hai risolto il problema. Ma ora perché io sono qui a dirvi queste cose? Non perché io voglia sciorinare il mio sapere addosso a voi, perché io me ne guardo bene, io quando voglio sciorinare lo decido io, in altra sede, non sono qui a ostentare certo sapienza. Vi dico queste cose non perché io pretenda dal tutto il teatro, ma almeno dalle prime file io esigo che almeno voi pensiate di me quello ha studiato, perché io a scuola frequentavo è un parolone, bazzicavo, no attenzione, io bazzicavo, io andavo le mie 2 ore dopo, uscivo le mie 3 ore prima, anche perché le ore erano le mie, non è che prendessi quelle di altre persone, no? Ma mica per velleità, è perché se frequenti poi si prendono troppa confidenza, sai, è brutto, no? Cioè, io sono il presidente, e che vuole? Dice, ma lei, ma io sono io, Dio è per tutti, ognuno a casa sua, ma lei, ma questa confidenza, ma chi gliela dà? C'è lo Stato, lo Stato è stato, chi è stato, chi ha avuto, ma che scherziamo. Anche perché poi io a scuola ero portato, ma ce lo portava mio padre, se no chi ci andava?
Io veramente a scuola ero portato e quando andavo io a scuola, quando andavo facevo la differenza. Io, ma non vorrei aprire questa parentesi perché io adesso non per dire, no, per carità, perché chi si loda si sbrodola, però così giusto un pur parlé, io per, così, a storia, no? Tutto attaccato a storia. Io ci avevo 4 e mezzo. Che sembra poco, ma io con 4 e mezzo sto. Ah, non so voi, ma io sto. C'era qualcuno che azzardava 4 e mezzo e carta. Che cosa? Ma che sei scemo? La professoressa di mano può sballare da un momento all'altro 4 e mezzo e carta. Invece a italiano andavo forte. A italiano, mamma mia, guarda, a italiano, c'avevo 5 meno meno. Quando l'ho detto a casa non ci volevano credere, te lo credo, non ci volevano, mamma, gridavo, mamma, ho preso 5 meno meno italiano. Lei, non è vero, bugiardo, tu mi dici le bugie, che sono queste cose, tu giochi con i sentimenti degli altri, tu qualche giorno così mi fai venire coccolone, cattivo, sei cattivo, no mamma, gliel'ho dovuto far vedere, italiano, 5 meno meno, i pianti, mortificata, scusa, perdono, ah che bello, che soddisfazione ai figli, ah vedi la cultura che entra dentro casa, sì sì, così puoi studiare da tranviere, che bello, che bello. Ha telefonato subito a mia zia Carmela, non sai, mio figlio ha preso 5 meno meno. Mia zia svenuta, boom, per terra così, senza sapere nemmeno in che materia avessi preso 5 meno meno, l'olio, l'aceto, origano, sa, siamo magnata così a mia zia, guarda, ah che bello, 5 meno meno, guarda che soddisfazione. Ah, ma c'è stata la messa, sì, abbiamo fatto la messa a mezzanotte, c'è stato il discorso del sindaco, la processione, abbiamo fatto i fuochi d'artificio, mio zio col gasolio sul balcone ha fatto scoppiare 3 latte de naffetta, no, è stata una bella festa, poi chiaramente c'è stata la processione, mi hanno portato a spalla mio padre e mio fratello, abbiamo fatto 3 giri di borgata, e poi c'è stato il tagadà, il gioco del porcellino, quelle stesse cose, è stata una bella festa, guarda, veramente una bella festa, belle parole di tutti. È venuto il presidente della provincia, sono venuti in tanti, veramente tanti, perché era 5 meno meno, non so se 5 meno meno, perché 5 meno meno, perché 5 meno meno è parente a 5, 5 è sotto il 6, il 6 a sufficienza bastano, che devi studiare a fare, perché dice, ma sai, ma non lo toccare il 5 meno meno, quello scatta da solo, se lo lasci fare quello arriva a 6 da solo senza che, capito, senza che lo tocchi. 5 meno meno, mannaggia. Invece a copia andavo forte, sì, a copia, io a copia c'avevo 7 più, variava dalla copia, sì, ah, ma io ero forte a copia, io un occhio lungo per la copia, io, zan zan, ho già copiato, sì, ma io copiavo de sguincio, de lato, a palombella, di riflesso sui vetri della classe, ah, ma io facevo 25-30 copie al minuto, a me mi chiamavano Canon il Barbaro, per come copiavo de brutto. Ero talmente bravo a copia che se il mio compagno di banco copriva il suo scritto con la mano, io gli copiavo pure a mano, per quanto ero forte. Annaglia. Poi purtroppo dovetti andare alle superiori. Un po' mi dispiacque perché dopo 14 anni di elementari ci lasci un po' il cuore, però fu proprio il preside che venne da me e mi disse: lei ragazzo devi andare via da questa classe. E dissi: perché? Sì, è lecito. Perché non entra più nel banco, si è fatto troppo grosso. E io piansi andando via, piansero con me tutti i miei amichetti, perché in confronto a me erano tutti amichetti, e anche il preside aveva 3 anni meno di me. E quindi andai alle superiori, dove ebbi il primo impatto negativo, che è quello dei giudizi. Certo, loro tolsero i voti a cui ero abituato e misero i giudizi. E a me la gente che giudica non piace. Chi sei tu per giudicare un altro essere umano pari tuo? Dice: ma io sono il professore. E beh,
Dice, sì, ma quello è un allievo. Ma che vuol dire? Sì, ma non studia. Ma non si può giudicare una persona solamente perché è un allievo, solo perché non studia, solo perché appiccica le gomme sotto il banco, si mangia le pagnottelle degli altri e si fuma le canne in classe. Non si può giudicare. Oh, chi è senza peccato, scagli la prima pietra sui vetri della palestra. E noi non ci avevamo un vetro sano. E infatti con i giudizi avevo un rapporto veramente conflittuale. Tant'è che, per esempio... Un giudizio a me non piaceva, era sui compiti a casa di italiano, compito a casa di italiano. La professoressa di italiano, senza che noi gli avessimo fatto nulla di male, allora domani tema a piacere. Noi lo facciamo il tema a piacere, ma lei professoressa ci ha chiesto se noi abbiamo piacere di fare il tema? Non ce l'ha chiesto, quindi un sopruso, va bene, lo facciamo. Io lo scrivevo in blu. Ma se è una questione di colore, no? Se io l'ho scritto in blu, c'è una ragione, il blu va su tutto, ma perché lei me lo trascrive in rosso fra un blu e un altro blu, ci mette una riga di rosso? Se era una questione di colore, me lo diceva prima, io lo facevo in rosso, verde cobalto, giallo paglierino. Invece no, dice no, è meglio così, va bene, è meglio così. Il giudizio sai qual era? Va bene, ma potrebbe fare di più. Al che disquisivo. Dicevo, potrebbe fare di più, va bene, non l'ho potuto fare, d'accordo? D'altronde il giudizio non è su quello che avrei potuto fare, è su quello che ho fatto. Quindi quello che ho fatto, come va? Dice no, va bene, ma potrebbe fare di più. E ci rifai. Non l'ho potuto fare. Avevo da fare. Stavo in bisca, non è che potevo entrare e uscire quando mi pare. Cioè, non lo so io. Lì ci sono degli orari, vanno rispettati, ma comunque il giudizio non è su quello che non ho fatto, è su quello che ho fatto come va, no, potrebbe fare di più, ancora, dovrebbe fare di più, avrebbe potuto fare di più, questo è poco, eh sì, se faccio tutto oggi, poi domani che faccio? E invece un giudizio che a me piaceva molto era sui compiti in classe di Astoria. Di Astoria era, non è farina del suo sacco. Ma ten sacco d'amici sua vicini del banco, perché questo avvalorava la mia capacità di copia, perché io copiando ho scoperto quando è stato il primo vero inganno che l'uomo ricordi, l'inganno di coso. Io copiando dal mio amico di banca, eravamo bancari davanti insieme, che coso? L'inganno di Ulisse. Ma non Ulisse questo moderno, quell'Ulisse quello della Magna Grecia. La Magna Grecia, quando in Grecia, la Grecia del periodo ellittico, elletico. E quello della, guarda, era il periodo in cui, diciamo, Ulisse, con Ulisse siamo nel periodo del primo secolo dopo tutti i secoli che gli sono venuti appresso, diciamo, no, ormai sono cose che si sanno. Infatti Ulisse, grande stratega, Ulisse nacque e morì a cavallo tra nella prima metà del Ulisse nacque e morì a cavallo, tant'è che il cavallo disse: oh, ma mo levate questo dal groppone che lo vedete che è morto, e loro infatti lo tolsero, tant'è che per coincidenza fu il cavallo l'inganno del prode Ulisse, dello stratega. Sì, fu proprio il cavallo, il famoso cavallo di Troia, costruito e voluto costruire da Ulisse per contrastare, per vincere la città perimetrata da alte mura. C'era questa Troia delimitata da alte mura ed era inespugnabile, non si poteva entrare, che è strano, no? Voglio dire, da che mondo è mondo, laddove c'è una troia fra quattro mura, basta mettersi d'accordo e si entra. Però, d'altronde io non voglio criticare, io non sono un critico storico, io sono un cronista, io quello ho copiato e questo vi sto dicendo. Non si poteva entrare, ma assolutamente, tant'è che Ulisse insistette, disse: ma davvero, davvero, sì, non si può entrare, ma nemmeno se ci mettiamo d'accordo con la madre badessa, non si può entrare, e allora guerra sia. E ci fu una guerra sanguinosa, fratricida, nelle famose cinque giornate di Troia, con Sodoma e Gomorra, che dall'altra parte dissero la famosa frase: sì, voi suonate le vostre trombe, che noi trombiamo le vostre sonate. E qui finisce l'arcano mistero, tant'è che
Tant'è che la storia poi proseguì con la linea, fecero la linea Maginot, dove 1000 alla volta di quarto di Marsala, un quarto di Marsala, 1000 oggi e 1000 domani alla volta, 1000 alla volta. Dissero la famosa frase obelisco, dove poi ci fu proprio la conquista dei territori della Sierra Morena e arrivò Panciovilla, dove Panciovilla disse io... Arrivo a Panciovilla, dove tutto... Ma che cos'è? Che è su... Ah, grazie. Puoi venire un attimo? Eh? Puoi venire un attimo? Ma c'è gente, dopo, qualsiasi cosa. Dai, dopo, per favore, scusate. E Panciovilla disse, io faccio questa villa e sono... C'è una perdita di gas, ma adesso risolviamo. Che c'è? Che possiamo c'è? Parlarti? Adesso? Sì, adesso. Adesso non se ne parla. È arrivato il momento di mettere Manuela, i problemi fuori. Sul tappeto. Ma quali problemi? Ragazzi, Manuela, ridete, forza! Dai. Oh, fermi! Oh, dove andate? Fermi! Scusate, fermi, dove andate? Fuori? Non è il momento. Dove andate vestite così? Fuori, ragazze? Non so. Fuori! Chi ha fatto entrare queste qui adesso? Non è il momento adesso. Adesso le fate entrare. Per favore, andate via, non è il mondo dopo, qualsiasi cosa è dopo. Forza, ragazze, guarda, fuori. Va bene, rimanete. Scusate cortesemente, potete andare via voi, fate il favore. No, veramente, dai, perché la vedo un po' stanza lunga, perché queste... oggi non mi sembra il caso che i panni sporchi si lavano col sapone in famiglia. Allora, cortesemente... grazie, alzate poi andate al bar e prendete qualcosa e poi non pagate perché pago, sono amici miei, non si paga mai, allora andate anche da quella parte, andate via, dai, ecco brava, andate via, oh, dai ragazzi, quando uno deve fare una cosa, mamma mia, su, va bene, rimanete pure, però poi non dite che non volevate assistere a questo spettacolo e non lo voglio sentire da nessuno, rimanete pure, allora, che è sta manfrinata? Che è questa uscita così? Che cos'è questa? Una riunione condominiale? No, è una riunione sindacale. Sindacale? Sì, dobbiamo parlare del contratto. Del contratto qui davanti a tutti? Noi non abbiamo niente da nascondere. Facciamo tutta la luce del sole noi. Bravi. Bella, anch'io faccio tutta la luce del sole. No, tu che parli tanto di inganni. Ci ho ingannato. Ecco il nostro contratto, al punto 4,6 c'è scritto chiaramente. Scritto chiaramente. Che la scritturata, cioè noi, sarà coinvolta in interventi teatrali atti a valorizzare la completezza del suo bagaglio artistico. E siccome la valorizzazione non c'è stata, da questo momento noi incrociamo le braccia. Ecco. Uh-huh. E chi se ne frega, non ce lo metti, chi se ne frega? Sì, e se incrociamo le braccia, come li facciamo i balletti? Alla russa, ti metti così. E tu credi di risolvere tutto con una battuta? Sbagli! Oh, bella, guarda che a me questo atteggiamento non mi è mai piaciuto, capito? Guarda che incrociare le braccia significa fare sciopero. Lo so, senza che fai la sapona, lo so. Antipatica. Ma scusate, voi non siete ballerine? Sì. Perfetto. E allora, quella cosa che abbiamo fatto prima qui tutti, quella tutta... Voi non avete ballato? Non ci basta. Ci basta. No, dico, non avete ballato. Non ci basta. Ci basta. Oh, mettete d'accordo, ve basta o non ve basta? Non ci basta. Quindi? Noi ce ne andiamo. Ma come ce ne andiamo? Ma aspettate, ma dove andate? Ma dai, aspettate. Mi date una mano qua che se... Ehi, ragazze. Dai, rimane. Ehi, oh, dai. Ma possibile, ho sempre strillato dentro a sta casa. Possibile che sempre arrivare ai ferricorti tra sta casa? Possibile che sempre pogna panna e veleno tra sta casa? Lo so io! Vanno, sa dove vanno, che è tutto chiuso, ma dannate! Ammazza! E che cos'è? Allora non lo so io! Vengono qui, sbattono in faccia il contratto! E non lo so io! Io sono sempre il vostro datore di lavoro! Ma ci deve essere dialettica fra le parti! E uno dice una cosa, magari viene contrastata, uno propone, fa una controproposta, ma così non lo so, che democrazia è? Oh! Non lo so io. Ma scusate,
Ma allora non si fa così? Allora voi così, con questo atteggiamento abbastanza crudele nei miei confronti, voi così buttate a fiume anni e anni di lotta di classe. Non lo so io. Voi così, con questo atteggiamento, voi buttate a fiume il 68. E non si butta a fiume il 68. Il 68 da Largo Argentina a Piazza Indipendenza è pieno di gente. Ma dove lo butti a fiume? E scusa, e chi prende e butta a fiume la gente che affoga? Ma non scherziamo nemmeno. Ma scusa. Allora, quando è così, uno, e no. Scusate, e poi lo sciopero va indetto, giusto? Voi l'avete indetto? No, a me non mi ha indetto niente nessuno, io lo so da voi adesso. E quindi non è legittimo. E non è legittimo. Tornate su, vi esorto a riflettere. Ritornate sui vostri passi, precisi però i passi, se no si vede, rimetteteli com'erano, forza. Madonna mia, non si può parlare dentro questa casa. E che? Allora qui, non lo so, uno rasenta veramente l'incomunicabilità, tutte su, dai. Ho detto tutte su! E senza che sbatti i piedi, hai capito? Sbattona! Vogliamo ragionare con calma, per favore? Ragioniamo con calma. Allora, veniamo al punto. Sì, veniamo al punto. Noi siamo state oggetti di un provino. Marisa, quando parli così, ti giuro, mi fai venire l'acqua col latte alle ginocchia. Siamo stati oggetti di un provino, non esageriamo. Oggetti, ed è meglio sorvolare sul tipo di provino. Lì che sbagli, qui non si sorvola, cara mia. Qui si chiarisce, qui non si getta il sasso e si nasconde la mano, cara mia. Qui il teatro è piccolo e la gente mormora. Altro che qui ci vuole poco a gettare nella fanga il buon nome di una persona. Altro che qui siamo persone oneste fino a quando... Hai capito? Perché io sono una persona per bene. Per bene, senza che ripeti le cose, capito? Ripetente. Io non ho niente da nascondere. Ci hai convocato nel tuo ufficio privato. Ripeti, se hai coraggio. Ci hai convocato nel tuo ufficio privato. Allora c'hai coraggio? Madonna, che coraggio che c'ha questa, ripete le cose. E beh? Una alla volta. E che vuol dire? Alle 11 di sera. Di sera? In biancheria intima. Io guarda, sono qui che mi chiedo e mi domando e mi rispondo, faccio tutto io. Qual è il capo di imputazione? Io lo voglio sapere. Di che cosa vengo accusato? Di che cosa? Questo mi sembra un processo. Di che cosa vengo accusato? Del fatto che vi ho fatto un provino nel mio ufficio privato? Invece di farlo in un ufficio pubblico che è pieno di gente con i numeretti? Di averlo fatto alle 11 di sera quando non c'è traffico? Una alla volta, così da rispettare la vostra privacy? In biancheria intima? Che se sta più freschi? Di questo vengo accusato? Ma solo il coraggio vostro, guarda, veramente, solo il coraggio vostro. Voi sapete cosa pretendo. Io pretendo da voi l'arte. La voglio, la esigo. Io la voglio, e se non me la potete dare adesso non importa, me la date più in là, però la voglio, altro che. E sapete quanto ci ho messo per tirarvela fuori? Con alcune è venuto più facilmente, con altre era più nascosto, ma ci ho provato. Non dite che non ci ho provato, perché io ci ho provato con tutte. Poi scusate, alle 11 di sera, in ufficio privato, a una alla volta, ma che è vietato dalla legge forse? Non c'è una legge, mica è vietato sì, dalla... Sì, lo sapete cosa mi ha fatto fare questo qui al provino? Basta, state zitta, Marisa, state zitta, mamma mia quanto parla sta bocca! Stai zitta, no, so due ore, te lo sto a dire, state zitta, no, e parla, sai che parla, che dici? Non dire, no, parla, nervoso fa venire, no, scusa, parla, sai che parla, oh, e qui non si parla, dico state zitta, no, sarà un motivo, no, parla, ma che parli, oh, e mica, non lo so io, scusa, E poi finiamola di parlare di questi fatti privati. Ma se hai detto tu che non è niente da nascondere. Da nascondere. Chi ha parlato? Grazie. Bassetta,
Gnappa, io nemmeno ti volevo prendere. È stato mio cognato che mi ha detto: se la prendi, te do un prosciutto. Era tutto osso e non era nemmeno buono. Quindi non prendere l'ardire, eh? Non prendiamo iniziative, eh? Hai capito? Nessuno di voi cattive ammazza, oh. Te, Manuela, te, io le altre pure, ma te, tu sei un tradimento a cielo aperto. Io t'ho trattata come un figlio, io t'ho fatto entrare in casa mia, nel mio letto t'ho fatto entrare, Manuela, e tu non volevi entrare, te lo ricordi? No, non voglio entrare, io ho insistito, ma dai, entra, mi faccio piccolo piccolo. Poi se entrate si è messa 2x4 dei bastoni. Io mi sono dovuto attaccare al crocifisso, te lo ricordi forse? Non te lo ricordi, te lo ricordo io. Non riesco a dormire. Facciamo cavalluccio, cavalluccio, va bene. Facciamo cavalluccio, cavalluccio. In piena notte, ciuccio, ciuccio, cavalluccio. Ciuccio, ciuccio, cavalluccio. Ancora, ancora. Tutta la notte abbiamo fatto ciuccio, ciuccio, cavalluccio. Poi la mattina presto mi sono addormentato io. Te lo credo, tutta la notte ciuccio, ciuccio, cavalluccio. E tu così mi tratti. Così mi tratti tu. Giuda! Giuda Scarioca, che non sei altro! Tu poi, Francesca, guarda, veramente, io mi sono tolto il pane di bocca per darlo a te. Era già masticato, per cui ne eri avvantaggiata. E tu mi tratti con sufficienza. Io non la voglio, la tua sufficienza. A me mi basta il 5 meno meno. E poi, Marisa, guarda, lasciam perdere. Io ti ho tolta dalla strada, t'ho messa sul marciapiede perché ho detto non si sa mai, passa qualche macchina e la ficca sotto. E voi così mi trattate a me, così, così cattive, cattive. Cosa avete al posto del cuore? Una breccola forse? Andate via. Andate via adesso, sì, adesso andate via. Voglio restare sola con la malinconia. Andate via. E così addio all'amicizia, addio all'amore, addio a tutto. Addio, addio stendardi colorati, glorie, insegne, fasti, regali, addio. Il compito di Otello. Ma chi è Otello? Vabbè, avete vinto, che volete? Vogliamo fare di più! Di più! Guardatevi, cattive, siete cattive dentro. Va bene, mi sbattete in faccia al contratto? Volete fare di più? E allora dai, fatemi vedere questo intervento teatrale atto a valorizzare il vostro bagaglio artistico. Vediamolo sto bagaglio, vediamolo!
Allora, che te ne pare? Guarda, è un bel giornale, però secondo me mancano quelle tutte le notizie, diciamo, riguardanti... Ah, ma voi parlate del balletto, di questo balletto qua? Io non l'ho visto perché stavo fuori alla... stavo prendendo il... ho comprato le sigarette, adesso io non fumo, però l'ho... qui però ho parlato con una signora, mi ha detto, cioè, guardi, io vado via perché ho un mare, una gamba, porella, lei c'ha tutto il... perché ci va tutta la vena... Allora io ho detto, ecco, come è stato, io ho fatto a lei, come è stato, dice, si poteva fare di meglio, ha detto. Certo. Voi che fate, rimanete? Sì, però vogliamo i nomi sui manifesti. Manifesti. Certo. E la percentuale sugli incassi. Certo. È un camerino con la moquette. È uno specchio a figura intera. Sì, sì. E magari se trovassimo un cesto con la frutta non sarebbe male. Sarebbe male. Certo, sarebbe carino. E comunque dovremmo rivedere la paga. La paga. Quella la rivedi con l'amministratore, Tore, hai capito? Senza che fai tanto la cosa, che a me la cosa non mi piace. Cioè mi piace, ma non così. Ammazza che cattiveria, guarda. Veramente. Un tradimento a cielo aperto. Ma appena scritturate, tutte gentili. Sì, che bello. Faremo la tournée con te, come una famiglia, tutti insieme. Andremo in giro per l'Europa, Londra, Parigi, Roma, Nettuno, Zagarolo. E dopo entrano con la frusta. E che pretese. Il camerino a figura intera, lo specchio di moquette, il cesso con la frutta. Non vi preoccupate, vi riempio il cesso di frutta. Faccio un frutteto. Ma loro non sanno con chi hanno a che fare, io. Modestamente io sono un uomo tutto d'un pezzo. Io magari mi piego, mi spezzo, ma non mi rompo. Io sono un uomo tutto d'un pezzo. Io mi spezzo, mi spacco, mi rompo, ma non me cosa. Io faccio come mi pare, perciò sono un uomo tutto d'un pezzo. Altro che, perché io sono un italiano, certo. Io sono un italiano vero, come diceva il sommo poeta Cutugno. Io faccio parte di quella categoria di italiani eroi, artisti, navigatori. Sì, noi siamo un popolo di navigatori, di poeti, di palazzinari abusivi, di bustarellari. Certo, certamente. Però noi siamo artisti, lo facciamo con arte. Noi per esempio siamo tutti artisti, noi cantiamo tutti e siamo ballerini, come dice la canzone. E noi si canta, eh? Ah, noi si canta, quando meno te lo aspetti noi cantiamo. Sì, 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 noi si canta al nord, nei festival, al sud, con le scorte, col nome, con i pilastri, dentro i pilastri c'è qua Salerno Regio, poi le cose della... Però noi si canta, noi stiamo lì a cantare quando è tempo dovuto, noi si canta, perché noi siamo poi il paese del bel canto. Noi siamo i depositari delle sette note, noi abbiamo proprio nel nostro sangue la chiave di Polino, la chiave di Volta, la chiave di la chiave, tutte le chiavi. Chi chiava più, chi chiava meno, ma per carità, mica che stiamo lì a sottolizzare. Noi siamo forti, noi siamo veramente il paese che ha inventato la musica leggera. Noi facciamo noi esportiamo la musica leggera, che è talmente leggera che gli altri dicono, ma se è così leggera, ma che la fate a fare? Ma tenetevela voi, perché è proprio leggera, quasi non si sente per quanto è leggera. E beh, noi poi, per esempio, nella musica leggera, dov'è che siamo ingannevoli? Nel playback. Nel playback, play suona, back dietro, uno suona davanti e un altro li canta dietro, che non è proprio bellissimo, no? Se volete suonare, ci mettiamo tutti sulla stessa riga e io canto muro muro, perché non vorrei mica, per carità, io con l'occhio lungo vi guardo proprio per avervi vicino come dei compagni. Anche per esempio l'inganno nella musica leggera è nel fatto che coloro, le stars che cantano musica leggera, per esempio, sono sempre giovani. E uno dice, aspetta, facciamo due conti, aspetta. Io ero un ragazzino e questo era già giovanotto e cantava. Mo io sono vecchio bacucco e questo è ancora giovanotto e ancora canta? Ma come fa? Lo scongelano 20 minuti prima del concerto, lo surgerano mezz'ora dopo e questo è un evergreen. E chi l'ammazza uno così? Dice, vabbè, ma queste sono tematiche legate alla musica leggera, però alla musica pesante? No, no, anche per la musica pesante. Noi siamo fabbricanti sani di musica pesante. L'opera lirica, se n'è pesante quella, che cos'è pesante nella vita? Noi proprio già dalla camerata dei fiorentini inventammo questo genere musicale che poi ci riempì i cuori per tutti i secoli. L'opera lirica, ma stai scherzando? Noi abbiamo dato i Natali a Puccini, Rossini, Mascagni, Paesiello, Verdi e quant'altri. Gli abbiamo dato i Natali, i Santo Stefani, i Capodanni, sempre a Magnà a casa nostra.
perché loro dicevano, sai, noi siamo compositori e non possiamo fare la spesa, non vi preoccupate, dove magna uno magnano cento. E loro infatti, avendo proprio i Natali assicurati, sono rimasti liberi da pensieri e hanno potuto comporre l'opera con la loro mano. Hanno composto l'opera con la loro mano, che è costosissima, la mano d'opera, se ne è costosa, che cos'è costoso al mondo? La mano d'opera, hanno composto queste opere straordinarie, che sono veramente il nostro fiore all'occhiello. Ah, che bello il paese del bel canto. Certo, l'opera non è che va cantata così, perché l'opera è fatta anche in modo artefatto, nel senso che proprio è l'inganno vero, perché innanzitutto la storia sai come va a finire, che tanto quelle sono 4 o 5 le storie che poi vengono sempre rifatte da quel dì. Però tu fai finta, oh, che novità, andiamo a vedere la Traviata, chissà come sarà, quella via e muore. Poi a un certo punto non è che non lo sai, cioè, lo sapevi prima, dice, però se magari muore in modo strano, se butta o l'ammazza qualcuno sotto una macchina, una cosa, ecco, ci sono queste novità, anche se poi per esempio l'inganno vero è nel canto, perché il canto dell'opera lirica è un canto impostato, è un canto falso. Non è un canto quando che noi perché, no, non è così che si capisce, nell'opera non si deve capire, proprio è fatta per, è lì la bravura, anni e anni di studio per non far capire nemmeno una parola. E certo, magari il pubblico paga di più, paga 200-300 euro a rappresentazione alla Scala, paga 300 euro alla Scala perché non capisce, perché c'è il mistero dell'opera, il mistero è proprio quello di dire ma che avrà detto questa stasera mentre canta? È bello, lì è proprio bello, è vero che il modo di cantare è tutto impostato, no? È tutto falso, tant'è vero che un modo di cantare è il falsetto, questo per avvalorare la mia tesi. Loro cantano in modo... Bodito tico teratello. E il pubblico dice, ma hai capito? No, che bello, che bello. Bodico silla tella mio, cenzero cicoletto. Specialmente se l'artista non è italiano, che poco ci sniocola con la lingua tricolore, proprio non si capisce, ma non è che non capisce il pubblico, ma nemmeno lui che la canta sa bene quello che sta a dire, e questo si vede nel volto, si vede proprio un'espressione del dire ma io che sto a cantare a questi qui che hanno pagato 300 euro, si vede proprio, e infatti lo vedi perché bocenzati ogni tanto una risata per sdrammatizzare, bocinzico tanzatore. Ma sentoci il lambero, che sendo accenda, chiedendo. I gesti sempre ampli per farlo vedere fino all'ultimo logione che pagano comunque 250 euro. Dora chi tu hai messo la cimene, asi questi bababa foveta, bo chi tu hai messo la cisteme, va vista di bacca da giunde sua. Golacce se volacci meme, bo base tue me bo hizle. Golazendo volacci meme, usage tue me bo hizle. E pubblico dice a me, mo chiedi, che ne so, io... Io ho pagato, ma no, non me lo chiedo a me, io proprio... Uno dice, ma c'hai il libretto, ho capito, se non sono attaccato non sono manco arrivato, no? Cosa sento, volaci in meme, sovate e tue me valorizza, cosa sento? Supplica proprio al maestro d'orchestra, il quale, No, che stavamo sentendo le partite, io e i maestri, e quindi, ma lei continui. Volaci in meme, che canto a fa? Io canto qui e canto là, senza capisce, ma che canto a fa? Io canto lì e canto qua, nessuno capisce se ne andiamo a ca. Quindi è lì l'applauso del pubblico che viene spontaneo, proprio per la comprensione.
Altro inganno plateale è quello proprio dell'impostazione dei personaggi. I personaggi che sono chiaramente proprio per loro caratteristica è abbastanza in carne, no? Proprio per avere questa cassa armonica, loro poi magari hanno il diaframma che nelle persone magari abbondante è una specie di tombino che schiaccia i polmoni per avere una canna spaventosa, detta in gergo, proprio una vocalità che va oltre ogni limite. Però il dubbio è proprio questo, perché il pubblico paga sì 300 euro, quindi ci deve credere per la teoria spiegata prima, però damose una regolata, perché voglio dire, una soprano che si rispetti, una donna che magari tra le tre voci soprano, mezzo soprano e contralto, lei sceglie di essere soprano, e però magari lei pesa 100 kg, una soprano 100 kg, una mezza soprano 50, ma una soprano sana pesa 100 kg. Beh, una soprano ambisce magari a cantare nella sua vita, magari Violetta, ecco, Violetta della Traviata, Violetta. La Violetta è un vezzeggiativo, già la viola è piccola, la Violetta è ancora più piccola, e tu e 100 kg vuoi far Violetta? Tu puoi cantare Magnolia, Quercia Secolare, Abete, ma non certo Violetta. Ci va bene, anche perché a un certo punto Violetta, si sa, muore di tisi. E tu da 100 kg muori di tisi. Tu muori di diabete, colesterolo, grassi al sangue, non certo di tisi. Va bene che io ho pagato e quindi devo credere, ma c'è un limite a tutto, no? Anche perché a un certo punto Alfredo dice che gelida manina, che gelida manina, se la lasci riscaldar, che gelida manina, 100 kg manina, è uno sfilatino con 5 viuster che escono all'improvviso, manina, maia, se la lasci riscaldar, una dei 100 kg c'ha le galdane pure d'inverno. A un certo punto lei per contraltare gli dice amami Alfredo, è una parola, c'è una settimana di ferie per amarti in toto. E lì chiaramente il pubblico deve credere, lì il pubblico deve credere assolutamente. E io devo capire, mi devo far sanguinare le tempie, perché il pubblico dice, beh, se non capisci il libretto chiedi. Bosa nenda te? Che ha detto? Un attimo solo che sto chiedendo. Che ha detto? Un attimo! Che sto a capire! Io pubblico pago 300 euro e te devo capire. Ma tu per 300 euro mari canti, altro che... Me la canticchi fino a casa per 300 euro. Per 300 euro, se io ancora non ho capito, domani mi mandi un fax con i disegnetti. Altro che, anzi, per dirla tutta, per 300 euro non voglio la scala, metterci l'ascensore che è più comodo. Però diciamo che poi il fatto, la prerogativa che a noi italiani veramente piace l'opera, perché ce l'abbiamo nel sangue, anche se sappiamo che poi nell'opera si muore, perché la morte è nell'opera il minimo comune denominatore, muoiono tutti, perché nella morte i grandi maestri hanno trovato la vena. E non è facile trovarla la vena, te devi mettere di punta, non è facile trovarla la vena, però una volta trovata hanno composto queste morti associate a una storia intorno per cui quasi tutti morono. Sì, insomma, la Traviata lo dice il nome stesso, lei muore di tisi al secondo atto, già tu te ne accorgi, poverella, c'è un piede nella fossa, appena entrati già tossiva, quindi se l'è voluta, o sapeva, se risparmiava. Ma per esempio anche Madama Butterfly muore, sì, lei per man sua, lei fa il karakiri, essendo giapponese è più facile, no? Tutti i giapponesi fanno il karakiri, quando sbagliano, lei per esempio aveva sbagliato l'amore e si ammazza, no? Ma tutti i giapponesi, anche per motivi futili, uno dice pure so in Giappone, so che sei, no? Sono le 6:30, tra, ecco, lo si ammazza, è normale, è una cosa, infatti loro riescono a controllare la popolazione proprio cambiando l'orario all'improvviso così. Ma voglio dire, anche la Celeste Aida muore, certo, la Celeste Aida, che poi Celeste di che cosa? Che se lei era nera come un tizio, perché non lo so, Celeste boh, chissà, forse chi compose la Celeste Aida aveva passato i Natali da noi un goccetto di vino di troppo e l'ha vista Celeste. Comunque nessuno deve andare a disquisire, lei, la Celeste Aida, essendo schiava, aspettava Radamessi, il suo amato, che attraversava il deserto con l'elefante. Infatti Radamessi con tutti
tutti la catena degli elefanti, attraversava sto deserto, pure gli elefanti vorecci con quel caldo, madonna mia, con le orecchie facevano vento, però niente, pure gli elefanti di madonna santa, e lui era da messa e diceva, beh, ho capito, potevate studiare da cammelli, e a sto punto non stavamo in questa condizione, comunque camminate che il cammino è lungo. Aida aspetta, a un certo punto scorge Radamesse con tutte le elefanti, dice, moglie, io faccio lo scherzo, gli fa lo scherzo, e si nasconde dietro un pilastro, arriva Radamesse e lei, Radamesse, e lui, Aida, Radamesse, Aida, Radamesse, Aida, una mezz'oretta di Aida, Radamesse, l'elefante pure, madonna che calla, che è così, Aida, Radamesse, Aida, Aida se sbaglia, se nasconde dietro un pilastro, poi si sposta e stava dietro la gamba dell'elefante, lei non se n'era accorta. Aida, Radamesse, l'elefante che le orecchie le muovevano, cioè hanno gli occhi solo davanti, dietro non potevano vedere, questo elefante si gira e si rivolta, tra, e schiaccia Aida. Aida, osso Aida, Deida, e Deida sta sotto l'elefante, Deida porella, e muore sotterrata viva. Povera Aida, Aida fa la morte del sorcio, che l'elefante, se avesse saputo che sotto al piede c'aveva un sorcio, ma sai fuggi che faceva a tornare indietro, meno male che non è successo, e quindi la storia poté continuare lì, però diciamo muoiono nella Tosca. Eh beh, voglio dire, nella Tosca lì, veramente, ne morono a rotta de collo. Muore Angelotti, muore Mario Cavaradossi, che è accusato di essere giacobino, quindi lui viene prima ammazzato a salve, poi dicono salve e viene ammazzato con le proie e così. Tosca che va e chiede aiuto, Scarpia che è il reggente dell'alta polizia, l'uomo che faceva tremare tutta Roma, l'uomo della Roma papale, chiama Tosca, che era una cantante bellissima dell'epoca, e gli disse Tosca, gli dice, però lui essendo della Roma papale, gli dice papale, gli dice Tosca, gli dice proprio se no, se tu me la dai, e io ti libero Mario. Certo, non è che glielo dice così, glielo dice in tre atti con la musica sotto, che è tutta un'altra cosa, anche noi lo facciamo nella vita, artiamo la musica e ci mettiamo meno dei tre atti. Lui però gli dice, oh Tosca, orso, se voi mi date la vostra virtù, e lei dice giammai, poi ci ripensa, dice vabbè, definitiva, se io gliela do questo me la ridà, non è che se la tiene, non definitiva, sì. E dice vabbè, va bene, orso Tosca, bevete un goccio di vin di Spagna. E lui gli dice di andare a bere un goccio di vin di Spagna. Ma perché proprio un goccio di vin di Spagna? Perché a fianco al vino c'era il pan di Spagna. Però si sa che il pan di Spagna senza un goccio di vino non scende. Quindi lei disse, io non bevo mai a stomaco vuoto, se mangia un pezzo di pane, se traganna mezzo litro di vino, e chiaramente un po' confusa, prende il coltello a due mani, lei che non aveva mai fatto male ad anima viva, lei che visse d'arte, visse d'amor, prende questo coltello della metrata, una metrata e mezza, per farlo vedere fino all'ultimo logione, attraversa tutta la scena e va nello scrittoio dove Scarpia sta scrivendo il lascia passare, e ta-da-da, lo trafigge da parte a parte. Tosca, orso, Tosca, inganno Tosca. Lei, vista la mala parata, via, scappa a gambe levate, dice, tanto poi mi rimetto dietro al camerino, sì, e lui con sto coltello dietro le reni incomincia a fare l'acuto, l'orchestra da da da, oh Tosca, inganno Tosca, raggiungerò i morti Tosca, i morti miei Tosca, nei morti tuoi Tosca, oh Tosca, la morte raggiungerò, oh Tosca per Mantua, oh Tosca per Mantua, oh Tosca, 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 oh muoio, muoio, oh muoio, muoio, oh muoio. E il pubblico dopo un po' dice, io ho parcheggiato la macchina a ore, quanto mi costa sta morte? Però a un certo punto muoio, zanza, e muore.
È chiaro che è una finzione scenica, no? Prima cosa perché non è che muore veramente Scarpia, sennò tutte le sere una Scarpia nuova, chi c'ha le Scarpie se le risola, si sa, si dice, no? Ma poi per il fatto che in effetti lui non muore, perché poi lui si alza, si leva il coltello finto ed magari dice, capo, che mi dà una sigaretta? Magari lo chiede anche un pompiere e lì finisce la storia. Ma non è vero nemmeno il fatto che uno che prende una coltellata fa l'acuto. Io, ma io anni e anni che bazzi con la stazione Termini a Roma, veramente dei scippi da coltellare, ma mai uno che si mette lì e te lo figuri, uno che prende una coltellata per una rapina, accoltellato, ami qualcuno, ma accoltellato è stato quel disgraziato che se n'è nato la pella. Arriva la polizia, mo la chiappamo, non si preoccupi che adesso la chiappamo, il portafoglio a lei gli riportiamo, se c'è qualche soldo magari dividiamo. È chiaro che non è vero, prima cosa perché voglio dire, uno che prende una coltellata non fa l'acuto, ma poi non può andare a tempo, uno che c'è una coltellata non rispetta il tempo metrico, non gliela fa, e poi non entra a tempo la polizia. Ha voglia stare lì accoltellato? Oddio, aiuto, la coltellata, credi? Oddio, mi avete rubato, aiuto, qualcuno mi aiuti. Arriva la polizia, comando, cosa è successo? Oddio, non è la polizia, correte, acchiappatelo, ha dato la coltellata, ha rubato il portafoglio, correte, acchiappatelo. Comandi, cosa è successo? Meno male, è arrivata la polizia, correte, acchiappatelo, mi ha rubato il portafoglio, andate, eccolo lì, l'altro ha dato la coltellata, guarda, mi ha dato la coltellata, correte. Comando, cosa è successo? Correte, meno male la polizia, correte, acchiappatelo! Date la coltellata, il sangue ha dato lui, ha rubato il portafoglio a me, lui! Ha rubato lui, è ladro, ha dato la coltellata! Comandi, cosa è successo? Lascia fa, io esco sempre con una coltellata da casa, grazie tanto! È chiaro che è una finzione! È chiaro che è una grande finzione, come quasi tutta l'opera è una finzione, è tutto molto esagerato nei movimenti, esagerato nel fatto che poi a noi non è che piaccia tutta l'opera, no, perché dopo 25-30 minuti di voglio cicloce o sono 12, ma a uno veramente dice mamma mia, proprio dopo 47 minuti dice che bello, però devo andare via, io non, è troppo bello lo spettacolo, non merito tanto, io veramente devo andare via, perché mandatemi via a calci, veramente io non lo merito, io mi mandate via per favore, ripago un altro biglietto, ma metteci, vai a casa mia, mandatemi via e a me, vai a là, ma non puoi andare perché stai in mezzo alla fila, dovresti far alzare tutti e lì soffri insieme all'artista che è lì la grande sofferenza. E a noi fondamentalmente non è che piaccia tutta l'opera, quel che ci piace dell'opera è l'aria, strano, che il teatro è l'unico luogo dove in effetti poi l'aria ci può piacere, fuori no, ma in teatro l'accettiamo, sì, è l'aria là, perché i grandi maestri, Verdi, Puccini, Rossini e quant'altri, avendo passato i Natali da noi, una castagnola, un pezzo de torone, assaggia sto panettone, il pandoro, e bevi un goccio di vino, e questo è niente, senti questo quanto è buono, quelli erano in salute e ci hanno lasciato queste arie bellissime. Le hanno fatte proprio loro, e nonostante le abbiano fatte 200-300 anni fa, ancora oggi diciamo questa è De Verdi, la riconosci, questa è De Puccini, proprio per la forza dell'aria, che sembrano fatte ieri, sembrano veramente fatte ieri, per la loro modernità, per la proprio assolutezza nel tempo, e a noi ci piace, l'aria non la capiamo perché non si capisce manco una parola, ma non importa, non sono le parole quelle le cose più importanti, l'aria è quella che io per carità non bazzico, perché... Non bazzico, ma chi bazzica l'opera sa che l'aria inizia sempre in proscenio, fondamentalmente è fatta sempre con tutto il sentimento, è fatta sempre l'aria, ti devi mettere, stringi i pugni e guardi verso l'alto, chiudi gli occhi per non perdere nemmeno un momento
della forza e cominci tipo che to da di tipo Libiam becco ti do se muove poco mi do si un dan benende to beti ma che tu be possibo puto mi do si gotti ora o che bella di bau abiglio o che bella di bau abiglio e mi vedi 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 e io rado niente manero io la donna è muovile il cuore più malvi o che vedrai bava di o che vedrai bava di e mi vedi e mi vedi e mi vedi e mi vedi e mi vedi. Queste sono le arie, il resto è recitativo e il recitativo non ha niente a che vedere con l'aria, è proprio la lana con la seta. Il recitativo il maestro l'ha fatto per incastrarlo fra due arie, perché sapeva che non poteva fare tutta un'aria attaccata che ci se muore. L'ha divisa in due e in mezzo ci ha messo questa zona cuscinetto, una zona che non serve ad aumentare la bellezza della musica, no, serve solo a raccontare la storia, ma è una storia banale, dove poi alla fine se muore sempre, è una storia raccontata un po' così, è inciafrugliata, la musica è confusa, il recitativo non ha una melodia che ricordi, il recitativo è erbeta, è fatta proprio con la mano sinistra, recitativo è tipo banale, tipo bumbo chi è? Sono io il conte, oh conte entra a te, oh non c'è nessuno, no nessuno c'è e nessun verrà, no nessuno c'è e nessuno c'è, no nessun verrà, ah nessuno vedo, no 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 nessuno c'è, nessun verrà, no nessuno c'è, no nessun verrà, nessuno vedo, no alcuno no, alcuno no, alcuno no, nessuno c'è, nessuno c'è, nessun verrà, nessuno c'è, nessun verrà. Dopo un po' il pubblico ha capito che nessuno c'è e minimo per una mezz'oretta nessuno verrà. Ma il pubblico non lo fa per cattiveria. Voglio dire, l'artista è artista, si alza tardi, si risparmia. Se l'artista gira con la vestaglia de seta, con la retina sui capelli, non va alla posta, non va alla banca, perché lui è artista, io mi devo riposare per la recita di questa sera. È artista, ma è il pubblico, mica è pubblico da Otto. È pubblico da mo che ha portato a casa la pagnotta per pagare quelle 300 euro per entrare, da mo che si è alzato ad accompagnare i ragazzini a scuola e vai al lavoro e vai in banca e si è andato alla posta, sono andato alla posta, hai preso i biglietti, sono passato pure al teatro, ho preso i biglietti, ha portato, non ha portato nonno dal dottore e il cane al parco, ho fatto pure la spesa, ho preso a Philadelphia Light i biuster e quelli di pollo, ho preso tutto, ho fatto tutto, allora dai sbrigati, fatti la doccia perché sennò facciamo tardi, dai metti, fatti la doccia che vabbè non te, guarda non te la fare che è tardi e tanto non si vede, dai non si vede, mettiti i vestiti. Dove sta la camicia? Eccola là, metti il vestito, ma la camicia è zozza, vabbè tanto non si vede perché tu la metti così e quella non si vede, ecco metti le scarpe e i calzini, ma sono bucati, vabbè tanto non si vede, scusa se non mi vedo, no? Ma che venga a fa? Non cominciamo, non cominciamo che oggi è veramente una giornataccia, vestite, sbrigate che dobbiamo andare via. Ehi voi, vi sbrigate che dobbiamo uscire che poi facciamo tardi? Prendete un po', prendi un po' il telecomando della macchina, tu prendi le chiavi del telecomando della macchina e prendi la macchina, prendi il telecomando del cancello e chiudi il cancello e chiudi il gas, chiudi la luce, mettiamo l'allarme, dai, forza un po'. No, noi stiamo andando via. Dai, forza un po', metti il cane sul balcone e nonno metti a dormire. Dai, forza, sbrigiamo, hai fatto, tu forza, via. Dai, chiudete che devo uscire da casa. Forza, andiamo, trun. Ha messo l'allarme? No. Allora riapriamo, le nuove allarme, metà allarme, nonno, noi siamo entrati ma siamo riusciti, stiamo andando via, non lo so, nonno, vabbè, andiamo via, per forza, forza, montiamo in macchina, andiamo un po', di corsa, vai, piripari, oh, ma che cazzo, ma fiere, ehi scemone, mannaggia, guarda, veramente la gente non sa guidare, ecco, siamo quasi arrivati, chiedi un po', ma dai, io mi vergogno, dai, chiedi, mica, senta, scusi, la via del teatro? No, ma amico, nel conosci le triate delle zone. Grazie. Voi gli CD? No, grazie, veramente stiamo andando via. Compra le DVD? No, grazie, stiamo andando via. Compraci, non ci sequestra, stiamo andando via. Grazie a te, grazie tante. Poi andiamo, amore, ha ammazzato questo, veramente quel giorno. Ecco qua, forse domanda un po' qua, mi pare la zona. Domanda, scusi, senta, scusi, la via del teatro? Io non trovo che trieva, a sdnavaj nedre.
ma in che città siamo? Boh, grazie, arrivederci, mannaggia. Eccola qui, la riconosco. Questa è la zona del teatro, ci sono venuto stamattina. Ecco, ok, troviamo parcheggio. Dai, questa deve essere la zona parcheggio. Ecco, c'ha le chiavi, c'ha le chiavi. Senta, scusi, che va via? Che va via? No, perché abbiamo visto con le chiavi. Ah, non va via. Vabbè, vabbè. Mora ammazzato. Mannaggia, ecco qua. Ecco qua, ecco il parcheggio. No, no, lì è per, no, lì handicappati. Mannaggia. No, è lì per i disadattati. No, lì, per i disabili. Mo ma dai una gamba, voglio vedere se è parcheggio, mannaggia la miseria. Dai, gira un po', gira. Ecco, ok, Chi va via? Chi va via? No, è la seconda volta abbiamo fatto. Va via? Ah, non va via. Oh, vabbè, testardo, amma. Eccola, no, lì è per la polizia di Stato. No, è quella per i carabinieri. No, i vigili del fuoco. Forestale. Finanza, ma che stanno tutti qua? Che va via? Va via? No, perché è la terza volta. E allora vattene a casa se devi stare là, no! Impalato che capo qui, capo! Capo qui! Beh, venga, capo! Non entro! Capo qui, capo, non entro. Io non capo qui, è lì che non entro, sono tre ore tosto di. Come non entro, capo, ammacca un po' la macchina, leva il cofano, abbozza la ruota, quello che c'entra. Vabbè, proviamo. Voi guardate, amore, tu guarda di là, tu tesoro, occhio dall'altra parte che io può darsi centro, centro, oddio, ecco che stiamo entrando, ecco. Tra bra, mannaggia a me, mannaggia. Capo, perfetto, da qua non la leva nessuno, te lo credo, c'ho il carattrezzi, c'ho. Non si aprono gli sportelli, da dove usciamo? Capo, dal tetto, capo, ecco, perfetto, benissimo, parcheggio perfetto. Capo, quello che vuole, al suo buon cuore, 10 euro. Capo, quello che vuole, al suo buon cuore, 10 euro. Che vuoi? Al suo buon cuore, al mio buon cuore. Io il cuore non ce l'ho più. Io me lo sono mangiato adesso, ho truppato la macchina. Ma che vuoi te da me? 10 euro, quello che vuole, 10 euro. Ma perché fare? Guarda la macchina. Ah, bello. Tu per 10 euro la macchina mia, ma lo sai come me la devi guardare? Così, tutta la sera. Devi far prendere la congintivite, ma che sei scemo? Vabbè, dagli i soldi a questo, se no graffia la macchina, va bene, poi vediamo. Tieni 10 euro, però porta resto. Vabbè, capo, non so preoccupo. Questo mo sparisce, vedrete. Mo vedete, dai, andiamo, sbrighiamoci, andiamo a teatro, mannaggia, quanto è tardi. Eccolo qua. Buonasera. Buonasera signorina. Fa vedere i biglietti? Sì, certo. Ecco i biglietti. Tre, siamo tre. Come mai così in ritardo? No, perché ci devi perdonare, ma noi, siccome che abbiamo nonno che è il cane da stamattina, che. Ma lei che gli frega, ma scusi, ma che mi dia i biglietti che. Grazie, grazie tanto. Che fila è? Fila FG2, grazie signorina. Grazie, fila FG2. No, nessuno c'è, nessun verrà, no, nessuno c'è. Entrate, entrate. Nessun verrà, no, nessuno c'è, nessun verrà, non vedo no, non vedo no, non vedo no. Ma nemmeno noi vediamo niente. Aspetta, fa vedere il telefonino, aspetta, vedo fila FG2, no, nessuno c'è, nessun verrà. Fila FSL, MLS, ah papà, ma che t'è morta la maestra a scuola, te stai zitta? Stai zitta, piccolina, fila FL, LG2, eccola là. No, nessuno c'è, nessun verrà, no, nessuno no, non vedo no. Signora, dobbiamo entrare, ve levate da là davanti, un attimo signora che stiamo entrando, noi dobbiamo. No, nessuno c'è, nessun verrà, no, alcun vedo no, noi signora dobbiamo entrare, io do da entrare, fila FG2, quella. Io no, nessuno vedo no. Ve levate da lì, un attimo signora, stiamo entrando, no signora, io do entra là. Do d'antra, io, no, nessuno c'è, nessuno. Io do d'antra là. C'ho da d'antra, non sono straniero, è che io do d'antra là. Come tototati? Tototati, c'ho da d'antra là, no, come tototati? Ah, tototati, tototati o tototati? C'ho da d'antra là, d'antra, mettesse tutto io, no, nessuno c'è, nessuno, un attimo. Ecco, grazie signora, finalmente ha capito, grazie, scusate il ritardo, ecco qui, entra, ecco qui tesoro, mettiti seduta amore, va, mi metto qui, sì amore, mettiti qui, adesso papà te in capretta, così stai comodo anche tu, no, nessuno c'è, tu stai buon amore, sì dai, tutto a posto, nessuno c'è, nessun verrà, no, nessuno c'è, papà, perché nessuno c'è, non lo so tesoro, sono andati via, ma adesso abbioccati, dai, abbioccati. Dai, non ti appoggiate, mo papà te dà un gingerino così, dai. Nessuno c'è, nessun verrà, no, alcun vedo no, nessuno c'è, nessun verrà. Bello, è bello forte, guarda, è bello spettacolo, veramente bello bello, guarda, 300 euro ne balza proprio la pena. No, nessuno c'è, nessun verrà, alcun vedo no, alcun vedo no, alcun vedo no. Ma poi tua cognata, quei 300 euro, ci ha ridati, ma ti stai zitto.
Ma adesso ti sembra il momento di parlare di 300 euro? Oh, madonna, una cosa ho detto, e che cos'è? E non si può parlare dentro questa casa, madonna che acidume, e che cos'è? Nessuno c'è, nessun verrà, no, o alcun vedo no, o alcun vedo nessuno c'è. Mo me levo le scarpe, ma che te levi le scarpe davanti a tutti? Ma nessuno c'è, so due ore che lo sta dicendo quello. Nessuno c'è, nessuno verrà, me le levo, no? Madonna, non si va a fare niente tra sta casa, oh, e che cosa è? Scusa. Ma non... Nessuno c'è, alcun vedo no, alcun vedo no, nessuno c'è, alcun verrà, nessuno c'è, nessun verrà no, nessun verrà no, nessuno c'è, alcun verrà no, nessuno c'è, alcun verrà. Ma che fai, dormi? Ma che dormi? Ma tu pensa per te, io così l'ascolto meglio, lascia fare. Ma te pensa agli affari tuoi, io così la sento tutto dentro. E con la mano culturale il pubblico non è che dorma, il pubblico si appoggia, si fa quei tre minuti che parino mezz'ora. Sai il pubblico quando che proprio si appoggia, proprio va in, con la schiuma qua, sai quando il pubblico c'ha la schiuma qua, e gode, bello. È lì che il maestro aveva già intuito che era troppo recitativo e quindi fa entrare in scena il tenore che senza motivo drammaturgico imbocca in scena e nessun dorma, nessun dorma. Ciao con te, chi on dove? O pura principessa, nella tua fede stanza, dove è che io mi devo dire d'amore, dove di speranza. Ma il mio mistero giunge in me, il nome mio ne giunge a mano, no, e l'udero... Hai visto che l'hai fatto incazzare? E sei arrabbiato, scusa, il cantante è lì l'apoteosi del teatro, la bellezza dell'aria che tira. E quindi noi... Oggi non possiamo mancare all'appello dell'aria. Quindi faremo una tranche d'opera tratta dall'opera del maestro dell'opera Omnia, per Omnia Secula Seculora. Cosa? Noi faremo una tranche con i costumi, abbiamo anche i costumi. Io non l'ho visti, ma un amico dell'amico mio mi ha detto che sono stupendi, sono fatti tutti pieni di... abbiamo preso la scala. C'era una scala di uno con i costumi appesi, noi li abbiamo presi, poi li riportiamo e quindi non mi rimane altri che dire. Ah, buio e musica, sì, buio e musica, sì.
Perché ha levato la musica? Ma cosa dice? Boh, non ho capito, manco io. Se buonasera, per favore, fonico, spegni la musica. Ma cosa c'è da capire? Suzuki, Sakamoto, Yamaha, Isuzu. Cagiva, brutta cagiva che non sei altro. Aprilia, mi meraviglio di te, Aprilia. Te l'ho detto mille e mille volte. Non è la musica quella che conta nell'opera? È il canto forse, e non sono le parole? Non sono certo le parole, è tutto un insieme, è la musica stessa che quando arriva dritta al cuore, la musica... Un attimo, sto finendo il concetto. È la musica stessa che arriva dritto al cuore e ci prende la passione, ci prende lo sgomento, la man... Ah, quando uno sta a parlare, che c'è? Itachi wa sinsumishita. Che ha detto questa qua? Che cosa hai detto, Aprilia, che non t'ho capito? Itachi wa sinsumishita. Omosa jensei che... I tassi mi sono messi tan, uso ganza c'è tampo, c'è ticcio che sei. Ho bozenza c'è tu scimi, ho da canza tampura, cosa sono c'è c'è ta? Ho da dammi c'è ta? Ho che se sento tu c'è c'è pa, te son che te ticca. Mo, senza che tu uggen c'è ta chi. Oh, adesso, con tutti gli autogrill che abbiamo passato, tu adesso. E allora pausa, forza, pausa. Ho da dammi c'è ta, che sono c'è ta.